Ciao, sono Francesco Marcuccio, sono l'autore e il fondatore di Crea il tuo business e cambia il mondo, dove aiutiamo le persone a scoprire la loro visione, a guadagnare con la loro passione e a portare il loro dono nel mondo. In questo video oggi voglio parlarti di autostima, ma più profondamente di amore. Di come amare te stesso. Infatti sono due cose diverse e penso che l'amore per se stessi sia alla base di una vera e profonda e sincera autostima. Infatti, qual è la differenza? L'autostima o la confidenza è qualcosa che viene da qualcosa di esterno da noi ed è legata alle circostanze. Se ho determinate cose, allora, o se ho fatto determinate cose, allora provo autostima per me stesso. L'autostima è condizionata, mentre l'amore è qualcosa di non condizionato, o almeno dovrebbe essere non condizionato, ed è qualcosa di più profondo. E voglio iniziare questa serie di video che farò sull'autostima, ma parlando prima di tutto dell'amore per te stesso. Infatti, l'amore per te stesso è una delle cose più importanti che puoi coltivare, e parla con qualsiasi bravo terapista, con qualsiasi bravo psicologo, e ti dirà che l'amore per se stessi è davvero una cura per tutti i mali. È che spesso problemi di salute, problemi di soldi, problemi di relazioni, problemi emotivi trovano le loro radici nel un non amare noi stessi. Amare te stesso è una delle cose più importanti che puoi fare. Addirittura io ho scritto un libro sul business, uscirà tra qualche tempo in Italia, e il mio primo capitolo, nonostante sia un libro di business, parla proprio di questo, del fatto che dobbiamo avere amore per noi stessi. Troppe persone là fuori pensano di non meritare, pensano di non essere abbastanza brave, pensano di non meritare un lavoro migliore, pensano di non meritare più amore, pensano di non meritare di avere un sogno, una passione da seguire. Ma vedi, se ti trovi mai a pensare queste cose, ricordati che se l'universo potesse parlare, ti direbbe: figlio, figlia, tutto ciò che ho è tuo, perché accetti solo così poco? Detto questo, parliamo un attimo di che cos'è l'amore per te stesso e di come puoi svilupparlo. Voglio darti quattro strategie pratiche pratiche. Intanto devi capire che l'amore per te stesso è amore. Quindi, che cos'è l'amore? Di solito, quando hai un'altra persona, che cos'è il vero amore? Intanto non è qualcosa di condizionato, anche se spesso nella società l'amore al quale siamo esposti è condizionato. Ti amo se rispetti certi criteri, ti amo se fai certe cose per me, ti amo se rispetti certe regole della nostra relazione, ma se vai a letto con qualcun altro ti odio. E vedi, c'è un livello più profondo di amore, che è l'amore incondizionato, che è quel tipo di amore che non so, che ha un Dalai Lama quando prega anche per i soldati cinesi che hanno sterminato la sua famiglia, il suo popolo. È quello che ha un Nelson Mandela che quando esce di prigione si allea e aiuta le persone che gli hanno fatto passare 27 anni della sua vita in carcere. Ora, non ti sto dicendo che devi diventare un Nelson Mandela, ma una parte di te è lì, può già essere lì e va lì alcune volte, invece altre parti non ti ami per niente, non hai un livello di amore incondizionato per te. Ma pensa che co come ameresti un'altra persona in modo incondizionato? Beh, innanzitutto la rispetteresti, l'accetteresti incondizionatamente, passeresti del tempo con lei e parleresti, giusto? Quindi, quali sono le cose che devi fare per amare te stesso? Sono esattamente le stesse cose che faresti se tu amassi profondamente un'altra persona. E ti do un consiglio, anche se sei qui magari e vuoi avere una relazione migliore, parti da te, perché l'ha detto un falegname 2000 anni fa: ama il prossimo tuo come te stesso. E la chiave è quel come te stesso. Vedi, le relazioni o il business o la vita non sono un posto, secondo me, dove andare a prendere, ma sono un posto dove andare a dare. Se tu sei vuoto, se tu ti muovi nel mondo e sei bisognoso perché vuoi amore, vuoi qualcuno che ti dia un lavoro, vuoi più soldi, non avrai queste cose. Vedi, la relazione più importante che avrai mai è la relazione che hai con te stesso. La conversazione più importante che avrai mai è una conversazione che avrai con te stesso. L'opinione più importante che avrai mai è quella che hai con te stesso. E alla fine nella tua vita avrai solo te stesso, anche quando troverai le persone più fantastiche con cui condividere la tua vita. Alla fine ci sei solo tu e devi davvero riuscire ad amare te stesso per poter muoverti nel mondo essendo pieno, per poter muoverti nel mondo dando amore, dando valore, dando ricchezza e non muovendoti nel mondo essendo vuoto.
Detto questo, quali sono quattro cose pratiche che puoi fare per amare te stesso? Beh, la prima cosa è passare del tempo con te stesso. Se tu avessi un fidanzato, una fidanzata, o se li hai, o i tuoi figli, se vuoi dimostrare amore, che cosa fai? Beh, passi il tempo con le persone, spendi il tuo tempo, la cosa più importante che hai, con chi? Beh, con te stesso, ma non mangiando gelato la decima serie di qualche show televisivo buttato sul divano. Passa del tempo di qualità da solo con te stesso. Non so, vai a fare una passeggiata, vai in palestra, allenati, fai qualcosa per te stesso, spendi il tempo con te stesso. Punto numero due, se ami qualcuno, glielo dici, glielo fai sapere. E come glielo dici? Glielo dici a parole e glielo dici scrivendo. Ecco, un consiglio che ti do è di notare come parli con te stesso, se ti critichi spesso, se ti parli bene. Prova a guardarti nello specchio e dirti, davvero, guardandoti negli occhi, dirti mi amo, dirti mi accetto, dirti che mi rispetto profondamente, dirti ah ciao Francesco, ma oggi hai proprio un bel aspetto, sai che cosa amo di te? Che ogni giorno cerchi di essere positivo e di dare il meglio che puoi e di ispirare le persone là fuori. Quindi parla con te stesso dicendoti che ti ami, che ti accetti, che ti rispetti, complimentandoti sinceramente con te stesso. E se vuoi un trucco in più, diti anche il perché, perché spesso siamo molto razionali, non dirti solo mi voglio bene, mi voglio bene, mi voglio bene, anche se quello è molto utile, ma ditti anche ehi, mi voglio bene perché, non lo so, perché ho questo talento, questa abilità, mi voglio bene perché anche se fino ad oggi la mia vita è stata un casino, oggi scelgo di cambiare. Qualsiasi cosa sia per te, raccontati giornalmente, soprattutto se sei in una situazione in cui magari da un po' che non ti vuoi bene, allora impegnati ad avere la disciplina di amarti e di volerti bene. E la seconda cosa che puoi fare a proposito del dirtelo è scrivetelo, scrivitelo, magari tieni un diario e scriviti ogni giorno mi amo perché, e trova i motivi per i quali ti ami, o per cui sei grato per te stesso, o per cui ti accetti, o per cui, non lo so, sei felice di te. Scriviti, è un'altra cosa bellissima che puoi fare, e scrivi una lettera d'amore a te stesso, scrivi davvero tutti i motivi per cui ti ami. E punto 3 invece, se tu ami un'altra persona, beh, che cosa fai? Allora glielo dimostri, ti prendi cura di loro. Ecco, dimostrati che ti ami. E so che qualcuno là fuori, anzi questo video è stato ispirato ed è dedicato a una persona che mi ha scritto, Francesco, ma io non mi amo. Ascoltami, se tu non ti amassi davvero neanche un po', ti saresti già tolto la vita. Il solo fatto che tu sia qui a guardare questo video dimostra che vuoi crescere, che vuoi migliorare, che vuoi di più, che vuoi amarti, che ti vuoi bene. Quindi smetti di ipnotizzarti nell'idea che non ti ami, ripetendoti che non ti ami, che non ti ami, che non vale. Sono tutte stronzate. Inizia però ad allenare il muscolo dell'amore verso te stesso e allena, dimostra a te stesso il fatto che ti ami spendendo tempo con te, facendo cose che ti dimostrino che ti ami. Portati letteralmente, fai un appuntamento con te stesso ogni settimana, vai in palestra, prenditi cura di te, fatti un regalo, mangia sano, prenditi cura di te, della tua mente, delle tue emozioni, investi su te stesso, cresci. Alla fine i bisogni umani più importanti sono crescita e contributo. Prenditi il tempo per te, per crescere e per contribuire. E quindi questi sono i miei 3 consigli per amarti oggi. Il primo è quello di spendere del tempo con te stesso, il secondo di parlare bene con te stesso nella tua mente o verbalmente o scrivendo, parlati bene, e il terzo quello di dimostrarti che ti vuoi bene prendendoti cura di te e facendo delle azioni per volerti bene. Infatti ricordati che l'amore e anche l'amore per te stesso è un'emozione, ma è anche un'azione. Che cosa voglio dire? Che essendo un'emozione, come le altre emozioni, può essere allenata. Le emozioni hanno una componente biochimica nel nostro corpo, nel nostro cervello, e letteralmente tu puoi diventare assuefatto ad un'emozione piuttosto che un'altra. Puoi letteralmente diventare una tua emozione predominante nella quale vivi. Ci sono persone che vivono nella paura, ci sono persone che vivono nella depressione, ci sono persone che vivono nella critica. Okay, perché allenano quelle emozioni, letteralmente ne hanno bisogno, perché hanno bisogno di quella chimica dentro di loro. Un po' come davvero essere assuefatti ad una droga, ok? Ma tu puoi fare il contrario, puoi rompere questi cicli viziosi e iniziare ad allenare le emozioni della gratitudine, perché cosa sei grato per te stesso? Puoi iniziare ad allenare l'emozione dell'amore, e più vai in palestra e alleni queste emozioni, alleni l'emozione dell'amore, sarà una grande emozione che hai e ti troverai a volerti più bene
e inizierai davvero a muoverti nel mondo pieno di amore, atterrai più amore e vedrai che davvero la tua vita sarà trasformata da fare cose di questo tipo, perché l'amore è un'emozione, puoi provarla se lo scegli. La seconda cosa è che l'amore è un'azione, è voce del verbo amare. Se ami qualcuno, amalo, fallo. Quindi se vuoi amare te stesso, amati, dimostrati che ti ami, fai queste cose. E questo mi porta al quarto consiglio che oggi ho per te, che in realtà non è un consiglio, ma è un'attività, è un compito. Quindi metti pausa al video, metti pausa a questo video e fai questo esercizio. Prendi un foglio di carta e scrivi giù 7 modi in cui nei prossimi 7 giorni puoi dimostrarti che ti ami. Ok? Metti pausa al video, fai questo esercizio ora e se lo farai, come ricompensa, avrò un regalo per te alla fine di questo video. Vai e fai l'esercizio, io ti aspetto qui. Mi raccomando, spero che tu abbia messo pausa al video o all'audio. Vai a fare questo esercizio, ascoltare non serve a niente. Vai a fare l'esercizio, dimostrati che ti vuoi bene. Fatti il regalo di pensare a come puoi prenderti cura di te nei prossimi 7 giorni e io ti aspetto qui e non sto parlando a te, sto parlando all'altro tizio che non sta facendo l'esercizio, ok? Quindi vai, ti aspetto qui. Ok, spero che tu abbia trovato 7 modi per dimostrarti che ti vuoi bene o anche di più. Sii creativo e fai una cosa, lasciami un commento qui sotto, fammi sapere come ti amerai, fammi sapere come ti prenderai cura di te nei prossimi 7 giorni, così potrai ispirare me, potrai ispirare le altre persone e anche io condividerò un mio stesso commento di che cosa farò questa settimana per dimostrarmi di volerti bene e se, di volermi bene e di volerti bene anche. E se hai fatto questo esercizio, quello che voglio fare è darti un regalo e l'ho messo qui nella descrizione del video, qui sotto troverai un link dove con un video con 4 strategie per allenare la tua fiducia in te stesso, è un audio abbastanza lungo dove ti do 4 strategie in dettaglio su come puoi davvero prenderti cura di te stesso, allenare te stesso. Quindi vai al link, scaricalo e se vuoi avere più video come questi puoi iscriverti al canale, puoi iscriverti alla mia anti-newsletter, oppure puoi seguire il mio podcast su iTunes, se usi un iPhone puoi cercare Dreamcatchers Francesco, oppure segui le istruzioni qui sotto, c'è tutto spiegato. Noi ci vediamo presto nel prossimo video, fino a quel momento, segui i tuoi sogni e cambia il mondo e amati. Ciao da Francesco.